Buonasera, buonasera da Onda TG, Piazza Garibaldi povera, non più ambita dagli ambulanti che scappano dalla città. 70 di loro hanno fatto le valigie, un fenomeno che preoccupa la Confesercenti e non solo. Facciamo il punto nel servizio. Una piazza sempre più povera e non più ambita come un tempo dagli ambulanti. Per dei pezzi l'antichissimo mercato di Piazza Garibaldi a Sulmona, da sempre fiore all'occhiello della città. Sotto le festività pasquali, non pochi sulmonesi e turisti hanno notato che il numero degli ambulanti si è ridotto drasticamente. Quasi la metà hanno lasciato Piazza Maggiore preferendo altre città. A fare le valigie sono stati 70 ambulanti. Fino a poco tempo fa erano 160, oggi 90. Un fenomeno che preoccupa la Confesercenti della provincia dell'Aquila, sempre in prima linea per difendere il mercato sulmonese. Purtroppo dobbiamo constatare che il famoso mercato non è più ambito dagli ambulanti, specie da quelli che vengono da fuori, perché Sulmona ha perso il suo potere d'acquisto, spiega il vicepresidente Pietro Leonarduzzi. I motivi sono molteplici, oltre che c'è carenza, cioè l'amministrazione precedente non è riuscita a portare a termine il progetto di ristrutturazione del mercato che poteva dare quel valore aggiunto allo stesso mercato. Purtroppo dobbiamo constatare che il mercato, il famoso mercato di Sulmona, non è più ambito dagli ambulanti, soprattutto quegli ambulanti che vengono da fuori, perché Sulmona non ha più quel potere d'acquisto che aveva in passato. Quindi molti di questi rinunciano a occupare la piazza di Sulmona per altre città. Come chiudono le attività commerciali, così gli ambulanti scappano dal mercato, un fenomeno raccapricciante che spinge lo stesso Leonarduzzi a rilanciare il progetto di ristrutturazione suggerito dalla Confesercenti, ma mai posto in essere. Progetto, avverte, che non dovrà mancare sull'agenda politica dei futuri amministratori della città. La prossima amministrazione tornerà sul tavolo il nostro progetto di ristrutturazione del mercato di Piazza Garibaldi, un progetto che è già stato condiviso con la precedente amministrazione che purtroppo non è stato portato a termine. 37 progetti finanziati dai FAS della Valle Peligna. Oggi l'annuncio dal vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, Domenico Verlingeri. Sono la Pantex, la Medibev, il Manhattan, la Mason & Company e la Tesla Green Power le cinque grandi imprese che beneficeranno dei 3,2 milioni di euro di contratti di sviluppo locale. Mentre per quanto riguarda le piccole e medie imprese, su 60 domande presentate, sono 32 quelle ammesse a finanziamento. In totale dunque 37 i progetti finanziati nell'ambito del FAS Valle Peligna. I risultati del bando sono stati presentati nella sede della provincia Sulmona dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli, insieme al presidente dell'amministrazione provinciale Antonio De Crescentis. La somma complessiva dei fondi FAS per le aziende peligne ammonta a 7,7 milioni di euro. Per quanto riguarda i contratti di sviluppo, dei 5 milioni di euro previsti inizialmente, ne verranno utilizzati solo 3,2 per finanziare le 5 grandi aziende. La restante parte non spesa di 1,8 milioni viene dirottata agli aiuti in de minimis alle piccole e medie imprese che da 1,7 salgono a 3,5 milioni di euro. Soddisfazione è stata espressa da Giovanni Lolli che ha parlato di grossa voglia di investire nel centro Abruzzo nonostante la crisi. È un dato sorprendente perché io ho presente le altre tre aree di crisi che sono state finanziate in Abruzzo. Dalla Valle Peligna sono venuti, da la sola Valle Peligna, più progetti di tutto il resto delle aree di crisi messe insieme. Quindi significa che, a dispetto di quello che si dice, in questa realtà c'è vitalità. Naturalmente ci sono immensi problemi, c'è una crisi che è stata durissima e che tuttora è durissima, però è una società vitale. E che siano stati selezionati 60 progetti, significa che qui c'è stato uno sforzo anche di qualità veramente serio. Per quanto riguarda le aziende finanziate con i contratti di sviluppo, la ricaduta occupazionale sarà di 65 nuove assunzioni. Nella graduatoria delle grandi imprese, assente invece la Magneti Marelli perché l'azienda non aveva previsto nuovi occupati e ha deciso, per questioni legate al mercato internazionale, di dilatare i tempi di investimento. La FCA, cioè la Fiat, diciamo, è impegnata nella scelta strategica di puntare sui diversi nuovi modelli sull'Alfa. Noi dobbiamo fare di tutto perché la parte di componentistica adatta a essere costruita qui, cioè la parte
parte delle sospensioni, possa essere quella dell'Alfa, possa essere portata in Valle Peligna. Torneremo di nuovo a dialogare con la Magneti Marelli, è decisivo che questa azienda entri nel perimetro Alfa Romeo. Non escluso dunque che la Magneti Marelli possa partecipare al prossimo bando. Mentre per quanto riguarda le 28 piccole e medie imprese che sulle 60 domande presentate non sono rientrate in graduatoria, a differenza delle 32 ammesse, l'auspicio è che in futuro possano beneficiare di nuove economie. Speriamo, con le economie che si determineranno, di scorrere tutta la graduatoria se possibile, ma quello che mi interessa molto ragionare e riflettere è il fatto che evidentemente qui conviene investire. Se voi guardate le imprese che hanno investito, sono quasi nella totalità imprenditori locali. Naturalmente c'è anche un limite in questo, perché noi vogliamo anche attrarre investitori da fuori, però c'è anche una grande risposta che ci viene dalla società Peligna, che è una società viva. E ora le elezioni amministrative, perché è quasi ufficiale, la data del 5 giugno, ieri è stata proposta dal ministro Angelino Alfano al premier Matteo Renzi. Come sappiamo, anche Sulmona è chiamata al voto. Sentiamo. Resta ancora da definire la data che porterà i sulmonesi a recarsi alle urne per eleggere sindaco e consiglieri comunali nelle prossime elezioni amministrative. La più quotata rimane quella del 5 giugno, riproposta ieri con forza dal ministro dell'Interno Angelino Alfano al premier Matteo Renzi. Proporrò a Renzi, quando rientra dagli Stati Uniti, la data del 5 giugno per le elezioni amministrative, ha detto Alfano alla Repubblica. Stiamo valutando tutte le ipotesi ed escludere alcune date per rispetto a festività di alcune religioni. Il 2 giugno è giovedì, spiega ancora Alfano, non credo che milioni e milioni di italiani non andranno a votare perché fanno una vacanza con 5 pernottamenti. Altro che ponte, sarebbe una vacanza per ricchi, sarebbe la proclamazione definitiva dell'uscita dell'Italia dalla crisi. L'Election Day coinvolgerà città come Milano, Roma e Napoli. In ballo 1300 poltrone di sindaco. Anche il comune di Sulmona è chiamato al voto dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale del 24 febbraio scorso con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'assise civica è stata sciolta in seguito alle dimissioni contestuali di 9 consiglieri comunali che l'11 febbraio scorso hanno provocato la caduta dell'ex amministrazione di centrosinistra guidata da Peppino Ranalli. Al momento solo Anna Maria Casini per Noi per Sulmona e Alessandro Lucci per SBIC sono i candidati sindaci usciti allo scoperto. Il centrodestra caccia di idee, incontra i cittadini, appuntamento domani alle 17 all'hotel meeting per l'assemblea. Restituire al capoluogo Peligno il ruolo guida del centro Abruzzo e puntare sull'omogeneità della coalizione. Sarà questo l'obiettivo dell'assemblea che domani 1 aprile alle ore 17 nell'hotel meeting Santa Croce di Sulmona vedrà Forza Italia e il centrodestra incontrare la cittadinanza. Si tratta, si legge in una nota, di un incontro pubblico per discutere insieme ai cittadini delle proposte per il rilancio della città di Sulmona in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno, dopo il recente fallimento del centro-sinistra, per evitare la riproposizione di formule di governo pasticciate. Condividere con la città iniziative future e riflessioni è senza dubbio lo scopo principale del summit di domani. Non a caso lo slogan dell'evento invita i cittadini a portare la loro idea. Nella nota di Forza Italia, il centrodestra fa sapere nel frattempo che è unito e pronto per raccogliere la sfida del governo della città. Ora vediamo che aria tira nel PD dietro fronte di Rapino, disposto ad aprire ai dimasciani. Gaetano Trigilio. Il segretario regionale del Partito Democratico, Marco Rapino, ha incontrato gli iscritti del circolo sulmonese. Nella sede di Corso Vidi presenta anche il segretario provinciale Mario Mazzetti, l'ex sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, i subcommissari Amedeo Fusco, Giovanni D'Amico, l'ex sindaco Paolo Santarelli, gli ex assessori Luciano Marinucci ed Aldo Milan ed anche i due ex consiglieri sospesi Fabio Ranalli ed Alessio Di Masci. In prima fila anche l'ex sindaco di Sulmona, Bruno Di Masci, a cui fa riferimento un folto gruppo di iscritti al partito. Rapino ha subito preso la parola sottolineando il percorso elettorale da affrontare nell'interesse della città e del territorio peligno. Oggi si richiede grande responsabilità da parte di tutti, ha detto Rapino. È necessario che il PD torni alla guida di questa città con programmi e progetti utili a risolvere i problemi. E ci vuole un impegno di tutta la propria della comunità politica del PD. Io faccio un appello alla responsabilità della comunità del Partito Democratico.
perché in questi giorni ho sentito tutti, mi rendo conto dei malumori, della rabbia, della paura e dei problemi che ci sono, ma quello che dobbiamo offrire alla città è tutt'altro, è la speranza. Subito alcuni iscritti hanno proposto le primarie per la scelta del candidato sindaco. Molto vivaci gli interventi degli iscritti che hanno colto così l'occasione per far conoscere il proprio pensiero. Non sembra sia stato ricucito lo strappo, anche se molti interventi miravano ad un partito unito e coeso. Sono emersi anche rimbrotti personali, ma nella maggior parte degli interventi sono state sollevate critiche all'operato del segretario regionale, anche se ha detto testualmente: sono disposto a fare un passo indietro. È giusto che anche io come segretario regionale possa fare un passo indietro e affidare alla comunità politica del PD, degli iscritti, dei simpatizzanti, un percorso vero, ma questo potrà essere possibile solamente quando definiremo il campo delle alleanze e la metodologia con la selezione dei candidati. In Basilea lo doveva fare 2 mesi fa, oltretutto ha avuto rapporti con Ceresona, ha avuto rapporti con altre forze politiche, ed escludendo a noi una parte politica. Adesso io penso che siamo un po' in ritardo, però se nel stretto giro di posta si può riuscire a risolvere questi problemi dandoci delle regole democratiche e diciamo soprassedere, sorpassare tutti gli attriti che ci hanno dato, allora io penso che sia una situazione buona. Oggi il Partito Democratico ha chiesto a tutta la propria comunità di simpatizzanti e iscritti di stare su un progetto nuovo per la città di Sulmona, di starci tutti insieme. Ho ricevuto delle buone analisi da parte della nostra comunità, la disponibilità a costruire questo percorso insieme c'è. Nei prossimi giorni ci riuniremo in un tavolo più ristretto con le forze che animano il Partito Democratico, con le forze che animano la comunità del centro-sinistra e insieme decideremo quale offerta politica mettere in campo per la città di Sulmona. Di errori ne sono stati fatti molti, di scelte sbagliate altrettanto. Oggi è l'occasione per ricominciare insieme. Io voglio cogliere lo spirito positivo di questa serata. Le tante persone che sono qui le conosco personalmente e so che vogliono scrivere una pagina insieme al Partito Democratico. E io ho raccolto davvero con positività anche l'allargamento del Partito Democratico, perché oggi quello che è accaduto qui è che la nostra base si è allargata, sono tante persone che si erano allontanate dal Partito Democratico nell'ultimo periodo e da molto tempo e credo che sia un segnale molto positivo. E il vescovo di Sulmona Val, Vangelo Spina, intanto chiama a raccolta la città per un incontro di preghiera fissato per domenica in cattedrale. Il presule invita tutti a pregare per il futuro del capoluogo peligno. Un incontro di riflessione e di preghiera per la città di Sulmona che chiami a raccolta fedeli, uomini e donne di buona volontà. Diventa realtà la proposta lanciata nei giorni scorsi a Onda TG dal vescovo di Sulmona Val, Vangelo Spina, che ha invitato i futuri amministratori della città e tutti i cittadini a pregare per il capoluogo peligno per aprire una nuova stagione che tenga conto non delle spartizioni di interesse e potere, ma del bene comune. Nel corso del consueto appuntamento con gli auguri pasquali, il pastore diocesano ha ricordato che di fronte al problema dello spopolamento del territorio, della mancanza di lavoro e di casa, delle battaglie legate alla sanità e al tribunale, della difesa dei servizi sociali e dell'ambiente, occorre una visione più alta. Secondo il vescovo Spina, la città merita di essere amata dai cittadini e ognuno deve diventare protagonista. Chi assumerà delle responsabilità le deve assumere con un forte convincimento, tenendo conto che il più alto senso della carità lo fa la politica con il bene comune. La gente soffre questo momento. Io penso che dobbiamo fermarci e pregare per chiedere a Dio un dono, per riflettere e per dare a questa città il meglio di noi stessi, ognuno singolarmente e tutti insieme. Tra i tanti disagi del vivere quotidiano e Signore risorto porti speranza nei cuori, ha concluso il presule invitando tutti a partecipare all'incontro di preghiera che si terrà domenica 3 aprile alle ore 19:30 nella Basilica Cattedrale di San Panfilo. E ora la cronaca che ci porta a Tagliacozzo, perché è stato arrestato il sindaco Maurizio Di Marco Testa nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avezzano sull'affidamento di appalti pubblici. La Procura ipotizza reati che vanno dalla tentata concussione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. L'inchiesta scattata l'ottobre scorso con l'acquisizione di atti in municipio da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ha portato all'arresto di altri amministratori, liberi professionisti e imprenditori.
E ora torniamo a Sulmona per parlare di Vico Sanità, che è diventato terra di nessuno, siringhe abbandonate in pieno centro storico, un degrado immortalato anche dai turisti. Vediamo. In totale abbandono da anni e la situazione peggiora a vista d'occhio. Degrado e incuria regnano indisturbati in Vico Sanità, la traversa di Corso Ovidio a Sulmona, collocata nei pressi dello storico palazzo omonimo. La scena che da tempo si presenta a residenti e turisti è raccapricciante: siringhe abbandonate in un cartone, flaconi di medicinali lasciati a terra unitamente a carte e bottiglie, senza contare che quel tratto di strada è diventato un luogo di orinatoio pubblico. Un piccolo angolo di inciviltà immortalato da numerosi turisti che ha fatto scattare nei giorni scorsi anche la protesta dei residenti. Il caso riaccende i riflettori sul centro storico di Sulmona. A detta dei turisti, Sulmona è molto bella ma tenuta male. Gli inglesi soprattutto non riescono a credere al grado di incuria del centro storico e della città, fanno notare commercianti, residenti e albergatori, che tornano sul famoso piano acustico e sulla riqualificazione del centro storico, facendo notare come troppe zone del centro cittadino sono interessate da chiasso, rumori e smog. E ora parliamo del turismo. Secondo i sulmonesi, all'indomani delle festività pasquali arriva il vademecum dei cittadini, che puntano sugli eventi all'aperto e su una degna accoglienza. Sentiamo il nostro sondaggio. Puntare sui musei e sui siti culturali cittadini, mantenere aperte le attività commerciali nei momenti clou dell'anno, attrezzare un centro di accoglienza per camper in piazza Ruggeri, puntare su una pianificazione a lungo termine degli eventi di spicco, non dimenticare il decoro della città, istituire altri bagni pubblici, onde evitare di recare un danno ai turisti, aprire le chiese e tutti quei luoghi monumentali che mostrano la bellezza di Sulmona. E questo è il vademecum dei sulmonesi, che in un'inchiesta di Onda DG ribadiscono quanto sia importante puntare sul turismo per uscire dalla crisi. Non basta registrare sold out e bagni di folla, ma l'accoglienza deve essere adeguata, sostengono a Onda TG. Come per Pasqua, con attività continua, all'aperto, valorizzare soprattutto i musei e soprattutto le bellezze che ha Sulmona. Ottima pianificazione anche fatta da personale specializzato. Da questo punto di vista ci sono oggi organizzazioni che si occupano prevalentemente di turismo. Sulmona secondo me dovrebbe agganciarsi a queste aziende che procurano turismo. Per tour, gli uffici sono chiusi, i musei penso che erano tutti chiusi, un centro accoglienza per i camper l'hanno messo dentro lì al palazzetto. Parlare proprio dei bagni pubblici, e ho sentito parlare, c'è un bagno pubblico, uno solo, alla villa. La cosa che poi si deve fare è assolutamente è una promozione del territorio, una promozione dei turisti, una promozione delle manifestazioni che avvengono in questo territorio. Dobbiamo fare tutti insieme, senza polemiche, stando uniti e cercando di migliorare. Sfruttare il turismo, vuol dire dare un servizio alla città. Non so, negozi aperti, la prima cosa, la base principale, bar aperti, servizi di tutti i generi. Magari fare delle manifestazioni nel centro, sulle strade, monumenti aperti, chiese aperte, che ci sono parecchie chiese tutte chiuse. I turisti si lamentano che non trovano i monumenti e le chiese chiuse. E questo non va bene, perché sono le migliori attrazioni di Sulmona. Nel periodo delle festività pasquali si sono riempiti hotel e B&B, quasi 20.000 persone hanno assistito alla Madonna che scappa in piazza, 1.200 persone hanno affollato l'Ovidi Taberna, in tanti hanno trascorso la Pasquetta sul campo 78, Eremo di Sant'Onofrio o Abbazia Celestiniana. Secondo i sulmonesi la strada da percorrere è quella degli eventi all'aperto, degli anfiteatri naturali che richiamano la gente. Ora voliamo virtualmente a Boston per conoscere due ambasciatori di Sulmona, Filippo Frattaroli e Domenico Susi. Il servizio è di Marco Malvestuto. In Italia tutte le strade portano a Roma. A Boston tutte le strade portano da Filippo. Recita così l'enorme cartellone pubblicitario affisso all'ultimo piano del 283 di Causeway Street nel North End di Boston, portale d'entrata in quella che è considerata la Little Italy della città americana. Filippo è uno dei diversi ristoranti posseduti dalla famiglia Frattaroli, diventato punto di riferimento per tutti gli abruzzesi che per un motivo o per un altro si trovano negli Stati Uniti ed hanno nostalgia della propria terra.
Filippo è soprattutto il nome di colui che ormai da anni porta alto il nome di Sulmona a Boston e che è sempre pronto ad aiutare i compaesani in difficoltà. I first met Filippo about 10 years ago. I've been working with him for the last 4 years. It feels like I've known him forever. I feel like family. He makes everyone feel like family. Though I come from Italian descent, my grandparents are from Italy. I'm American, but I almost feel like I'm from Abruzzo because Filippo has such a strong tie with Sulmona and Abruzzo, and he makes a point to keep that present here in Boston. From the menu, from the decor, from people that he brings over, friends and family. One day I'd love to go to Sulmona and see the wonderful city. È sempre generoso con tutti, specialmente quando si tratta della patria e di Sulmona. Lui è sempre un campione. Entrare nel suo ristorante è come essere teletrasportati in un istante da Boston a Sulmona. Affreschi sui muri che ritraggono Piazza Garibaldi, stendardi e blasoni dei borghi e sestieri cittadini che spuntano ovunque e soprattutto buona cucina tradizionale. Filippo non è l'unico che a Boston tiene alto il nome di Sulmona. Il North End conserva gelosamente un'altra importante attività che ha radici nella nostra amata città, il Sulmona Meat Market, gestito da Domenico Susi. Anche lui imprenditore, è volato in America tanti anni fa per fare fortuna. Io ho lasciato Sulmona nel 1967, ho preso l'attività della Sulmona Meat Market e fra poco festeggeremo i 50 anni dell'attività. Filippo e Domenico sono da sempre grandi amici ed insieme organizzano spesso manifestazioni per promuovere Sulmona e l'Abruzzo e danno accoglienza a chi ha idee brillanti e vuole raggiungere questo risultato. Nominati cavalieri dell'Ordine della Stella d'Italia, si sono sempre prodigati per grandi eventi sociali, come l'ultimo in ordine di data in cui gli studenti del liceo classico si sono esibiti per promuovere Ovidio e Sulmona, lo scorso 17 marzo. A Sulmona ci conoscono tutti, ne abbiamo compilate parecchie insieme, sia la scolaresca del Giambattista Vico, che è già stato qua 5 anni fa, il Borgo Santa Maria della Tomba è stato con noi 2-3 volte, ultimamente è stata anche la giostra con noi, il mese d'ottobre, nei festeggiamenti di Cristoforo Colombo. E continueremo a fare quello che si può, veramente. Ci teniamo tanto, no? Perché Sulmona, anche se abbiamo lasciato Sulmona, ce l'abbiamo qua. Filippo è great, he has a great heart, he's got a very big heart. You know, he can be strong and he can be demanding, but it's always for the best. And he's a very giving, very helpful person. I learn a lot with Filippo, and just it's always something new, always something going on. He's a restaurateur and he's an artist at the same time. Contento che abbiamo fatto una bella cosa per Sulmona, la mia patria, la vostra patria è la città più bella del mondo. Weekend di giostra a Sulmona, intanto sabato e domenica la festa dei fuochi e il Palio degli Asini apriranno il cartellone del 2016, vediamo. Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano il prossimo fine settimana a Sulmona la Festa dei Fuochi, il Palio degli Asini, eventi di primavera che aprono il cartellone della 22ª giostra cavalleresca. L'appuntamento è per sabato 2 aprile e domenica 3 aprile in piazza Garibaldi. Tutto comincerà alle 17.30 di sabato, quando si darà il via alla prima fase dei giochi della tradizione popolare e a spettacoli che traghetteranno il pubblico fino a sera. Alle 20 è prevista l'apertura degli stand enogastronomici, in cui sarà possibile degustare prodotti tipici locali e prelibatezze culinarie preparate dagli instancabili volontari dei borghi e sestieri. La serata sarà animata da intrattenimento musicale a cura dei DJ Angelo Merola e Claudio Natale.
Domenica alle 17.30 si svolgerà la seconda fase dei giochi che precederà il Palio degli Asini, insolita e divertente corsa degli Asini, condotta dai capitani e soci dei Borghi e Sestieri, che ogni anno richiama un folto pubblico. Alle 19.30 è prevista l'apertura degli stand enogastronomici. A calar della sera, dalle 20 circa, Piazza Garibaldi sarà illuminata dagli enormi falò che saranno accesi intorno al fontanone dai 7 Borghi e Sestieri, in competizione della sfida dei fuochi, che regaleranno suggestivi e spettacolari scenari. Alziamo il sipario delle manifestazioni della giostra con la sicurezza sul piano economico che ci permette di allontanare ansie e incertezze degli anni passati, ha detto Domenico Taglieri, presidente onorario dell'associazione Giostra. Queste manifestazioni sono diventate ormai un appuntamento fisso per aprire in bellezza gli eventi della giostra cavalleresca che quest'anno abbiamo presentato prima delle festività pasquali, puntando sulla promozione turistica, ha affermato Maurizio Antonini, commissario reggente dell'associazione. Sono tante le iniziative nel cartellone che faranno da corollario agli eventi clou delle giostre di Sulmona, d'Europa e dei borghi più belli, tra le più importanti il Mundialito Beach Soccer e il concerto di Renzo Arbore e l'orchestra italiana in chiusura. E ora lo spazio MAV di Sulmona, tantissima gente ha invaso la Camera delle Meraviglie di Colangelo, grande successo per la sua personale, vediamo tutto nei servizi. Dal niente si riesce a realizzare qualcosa di nuovo e di bello, e questo è lo slogan che guida la mostra di Gianni Colangelo in arte MED, esposta al MAV di Sulmona dallo scorso 24 marzo. Una personale che ha riscosso grande successo, visitata da numerosi giovani che hanno particolarmente gradito la Camera delle Meraviglie di Colangelo. Abbiamo puntato sul discorso delle Wunderkammer per suscitare emozioni ai fruitori della mostra. L'iniziativa presenta oltre 15 opere sui temi e i soggetti indagati dall'autore attraverso un personale lavoro creativo basato sulla tecnica dell'assemblaggio di metallo riciclato. Non si butta via niente, sia le tele che le sculture sono fatte con i nostri scarti, quindi dal niente si riesce a realizzare qualcosa di, speriamo, di buono. Nate da un immaginario allo stesso tempo fantastico e molto attuale, le sculture e le installazioni di Colangelo sono l'espressione di un'inedita poetica della memoria formulata con l'uso altro di oggetti ferrosi di scarto provenienti dal lavoro e dalle tradizioni della terra nel tentativo continuo di imitare le forme della natura, eterna espressione dell'arte. In questi giorni di esposizione, qual è l'opera che ha entusiasmato di più il pubblico? Le opere cinetiche, quelle sculture che si muovono al passaggio delle persone o premendo un semplice tasto. Soddisfazione è stata espressa da Italia Gualtieri, curatrice dello spazio MAV. Questa è stata una vera e propria camera delle meraviglie, una Wunderkammer come l'abbiamo definita, ma piena di meraviglie sicuramente giocose, ma nello stesso tempo che ci aiutano con la riflessione, con la pausa, con l'osservazione, anche a riflettere, a cercare di trovare un senso a una condizione umana che spesso questo senso lo perde. La chiusura della mostra, esposta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, dalle 17 alle 20, è stata prorogata sabato 2 aprile, visto il grande successo di pubblico che ha riscosso. Aggiornamenti in corso per il sito della nostra emittente www.ondatv.tv, che tornerà accessibile nei prossimi giorni. Negli ultimi tempi ha ottenuto 15.000 visualizzazioni al giorno, tantissimi gli utenti che si collegano dall'Italia e dall'estero. Facciamo il punto. Sono in corso le operazioni di aggiornamento per il sito della nostra emittente www.ondatv.tv, che al momento risulta inaccessibile. La procedura sarà completata nei prossimi giorni, quando sarà di nuovo possibile seguire le notizie del giorno e la programmazione di Onda TV attraverso il servizio streaming live. Il sito fu istituito il 4 giugno 2013 e nel giro di 3 anni ha creato un contenitore di informazione che viaggia sulla stessa lunghezza d'onda del format televisivo. Negli ultimi tempi ha ottenuto circa 15.000 visualizzazioni al giorno. Grazie al sito di Onda TV, tantissimi sulmonesi e pelinni che vivono all'estero e in Italia sono rimasti aggiornati non solo sui fatti del giorno, ma anche sulle manifestazioni storiche della Valle Peligna. L'ultima in ordine di tempo è stata la Madonna che scappa in piazza, che grazie al sito web di Onda TV ha raggiunto 500.000 di utenti.
Il contenitore di informazione digitale ha creato un ponte di collegamento non indifferente con gli utenti sparsi nel mondo che sentono il richiamo della patria. Basti pensare che molte persone si collegano principalmente da Roma, Milano, Bologna e Torino per informarsi sugli avvenimenti del territorio. Il sito www.ondatv.tv sarà riattivato nei prossimi giorni. E ora i film in programmazione alla Multisala Igerland di Corfinio, Batman vs Superman alle 21.10, Un paese quasi perfetto alle 21.10, Steve Jobs alle 21. Vi ricordo invece su Onda TV alle 21 l'appuntamento settimanale con la nostra rubrica di scommesse sportive Onda Strike. Ebbene, il telegiornale finisce qui, la prossima edizione domani alle 13.30. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci.